Ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus. Oggi siamo qui per parlare, soprattutto per rispondere alle 10 domande più importanti per chi è ancora indeciso ad acquistare Star Wars Jedi Fallen Order. Naturalmente qua sarò il video, qua se non su un bel commento, un bel mi piace, se ogni tanto vedete una testolina che compare qui all'improvviso, è il mio cane Milu che ha paura del maltempo. Detto questo, innanzitutto voglio dire che secondo me Star Wars Jedi Fallen Order ha stupito veramente tantissimo. Secondo me molti non si aspettavano che sarebbe stato un gioco di questo livello. Mi avete mandato tantissime domande e naturalmente cercherò di risponderne a 10 fondamentali. Ne ho raccolte praticamente 10. Alcune, molte sono quelle che mi avete chiesto, alcune sono qualcuna che io ho messo di mia spontanea volontà. Naturalmente state tranquilli perché non vi spoilerò niente. Anche perché non ho neanche ancora finito il gioco. Detto questo, partiamo con la prima domanda, che forse credo che sia una di quelle che mi avete chiesto di più. Quanto dura il gioco? È normale che ho voluto stipulare una media, ossia facendo sia un resoconto di come io gioco e leggendo anche altre recensioni, più o meno il gioco dovrebbe durare intorno alle 24-26 ore, cercando di giocare a un livello di difficoltà normale. Quello normale dovrebbe essere la terza opzione, visto che ce ne sono praticamente 4 di livelli di difficoltà. Ed è normale che non andremo a visionare tutte le mappe, tutti i vari spostamenti, più o meno come gioco io, e quello dovrebbe essere più o meno la durata, intorno alle 24-26 ore. Paragonato a quale tipo di gioco? Allora, molti l'hanno paragonato come durata a God of War. Anche se a me come stile di gioco mi ricorda God of War, ma mi ricorda anche un pochettino Darksiders. Non è assolutamente paragonabile a un Dark Souls perché Dark Souls ci vuole molto più tempo, è molto più lungo. Ed è quindi che passiamo praticamente al secondo, la seconda domanda: a quale difficoltà giocare? Ce ne sono quattro e secondo me da questo punto di vista hanno fatto una cosa buona, perché in pratica c'è la prima difficoltà che è quella più banale. È quella che in pratica ci permetterà soltanto di seguire la storia e avere un livello di difficoltà molto basso. Il secondo livello di difficoltà credo che sia quello facile, perché è proprio per quelli inesperti. Noi lo stiamo giocando al terzo livello di difficoltà, Maestro Jedi, che dal mio punto di vista dovrebbe essere un livello di difficoltà normale, perché a volte mi è capitato di morire, avete visto naturalmente anche nei vari scontri, però non è che sia una difficoltà molto molto alta. E poi naturalmente c'è il livello estremo, quello più difficile, quello non l'ho ancora provato, però per cui naturalmente che ricercano un livello di difficoltà di combattimento molto intenso. La terza domanda è se è necessario dover per forza visionare ed è per forza necessario andare ad analizzare tutti i pianeti cercando naturalmente di scoprire tutti i vari posti. Allora, innanzitutto già vi dico che su molti pianeti la storia vi obbligherà a ritornarci, per cui in pratica molte zone le andrete naturalmente a rivedere un'altra volta. Tra l'altro poi, altra cosa fondamentale, alcuni posti non riuscirete naturalmente a vederli perché non avete sbloccato alcune abilità, tipo per esempio alcuni posti molto in alto non lo riuscirete a sbloccare perché non avete determinate abilità. Non vi dico quale perché altrimenti non vi voglio spoilerare niente per non farvi capire quali possono essere le abilità future. Però state tranquilli perché più o meno da quello che ho capito, giocando più o meno come stiamo giocando, come sto giocando nei video, dovremmo sbloccare più o meno i pianeti intorno al 70-75%. Quindi è un buon livello di visione della mappa. È normale che se però avete la possibilità di poter girare più posti, riuscite a sbloccare più punti abilità e riuscite naturalmente a sbloccare anche altre nuove cose e quindi il personaggio è come se si evolvesse un pochettino in più. La quarta domanda è qual è la migliore abilità offensiva? È normale che dipende dai punti di vista, da come approcciate al gioco, però per esempio io sono rimasto un po' deluso su alcune cose. Vi faccio un esempio, ho sottovalutato ad esempio la spinta. La spinta invece è fondamentale, soprattutto se riuscite a potenziarla, perché vi dà la possibilità, nel momento in cui combattete con 3-4 nemici, di allontanarli oppure addirittura di farli cadere giù da un burrone e quindi di essere molto più avvantaggiati. Quindi la spinta non la sottovalutate, mentre invece la forza che vi permette praticamente di rallentare i movimenti. Con i nemici, diciamo quelli un pochettino più scarsi,
funziona anche, mentre invece con quelli un po' più grossi è, secondo me, andato un po' in difficoltà. La spada laser, vabbè, è importante, potenziatela, perché anche il livello di attacco è fondamentale. Quello che invece ho visto che ha un po' deluso è il lancio della spada laser, che fondamentalmente non dovrebbe servire più di tanto, cioè non è molto utile. La quinta domanda invece: qual è la migliore abilità difensiva? Anche qui è importante ricordarsi durante il combattimento di avere le stim, che in pratica vi permettono di poter recuperare un po' di energia. È fondamentale, e vi dico di ricordarvelo perché magari capita spesso anche a me in fase di combattimento, è facile che si è presi molto dall'enfasi e quindi ci si dimentica di potersi ricaricare, ma è importante. Mentre invece il contrattacco, che è anche molto importante, vi dà la possibilità poi successivamente di poter, se lo fate naturalmente nel tempo giusto, di contrattaccare. È molto più facile con i nemici, quelli un po' più piccoli, mentre invece con i nemici, quelli un po' più grossi, beh, è difficile perché vi attaccano, vi danno due colpi successivi e quindi pararne due successivamente diventa difficile. La schivata è fondamentale. Io non ho trovato un vero approccio giusto, nel senso, parare e difendere è un po' complicato, secondo me bisogna farsi orientare un pochettino più dall'istinto. Il consiglio che vi do è che con gli animali, quelli là grossi, le bestie, quelle enormi, non vi conviene mantenere sempre la parata, perché vi muovete e fate delle capriole a una distanza molto più limitata, e poiché loro hanno un raggio d'azione quando vi colpiscono che è qualcosa di impressionante, è meglio non mantenere la schivata, ma schivare in continuazione, cercando magari spesso e volentieri di andare anche in avanti in maniera tale che poi dopo ci giriamo e li colpiamo alle spalle. Una domanda fondamentale, che poi questa sarebbe la sesta, che mi avete chiesto, ma naturalmente che io so, ma non vi voglio spoilerare, nel senso, vi dirò una mezza cosa, e se c'è la possibilità di poter utilizzare un'arma segreta. C'è, però non vi dico dove sta, non vi dico quando si può sbloccare, però c'è, perché è normale che magari alcuni lo vogliono sapere, altri invece non lo vogliono sapere, perché secondo me è una bella cosa. Io non me la sono spoilerata, non so voi. Settima domanda, che potrebbe essere una domanda molto importante, ma poi alla fine, secondo me, ai fini del gioco, della storia, non sono importanti. Le casse. Generalmente le casse in vari giochi possono essere qualcosa di molto essenziale, molto importante. Mentre invece in questo gioco, no, ai fini della storia no, neanche ai fini del combattimento, perché in pratica non è che vi potenziate, ma andrete naturalmente a sbloccare materiali della spada, skin, quindi niente che possa influenzare la storia. È normale che avete un abbigliamento diverso, per voi può essere più figo, magari se avete la possibilità o la voglia di voler sbloccare tutto, potrebbe essere una cosa interessante, ma ai fini della storia non serve a niente. Ottava domanda, conviene a questo punto girare tutti gli spazi perché poi dopo non ci sarà più la possibilità di poterci ritornare? No, non conviene, per il semplice fatto che se vi volete godere semplicemente la storia e poi pensate che poi dopo ci potrete sicuramente ritornare, state tranquilli perché alla fine del gioco ci sarà sicuramente poi la possibilità di poter ritornare, anche se avete finito il gioco, di poter ritornare sui vari pianeti, e per di più molti posti che sicuramente non riuscirete a raggiungere avendo sbloccato tutta una serie di cose sarà molto più facile. In teoria, da quello che ho capito, dovrebbe essere che in pratica sbloccherete, cioè una volta finita la storia, sbloccherete soltanto l'ultimo salvataggio, quello prima di accedere al boss finale, quindi da lì poi sarà possibile poter andare a visionare tutti i vari pianeti. A questo punto poi accediamo alla nona domanda. La domanda è se si sbloccheranno anche delle abilità alla fine. Non vi dico quali saranno le abilità che si andranno a sbloccare, per non spoilerarvi niente, ma ci sono. E tra l'altro una di queste abilità credo che sia anche fondamentale, e non ho capito per quale motivo abbiamo deciso di sbloccarla alla fine. Tenete presente che questa, una di queste abilità, è una di quelle che generalmente viene sbloccata all'inizio per questi tipi di giochi, perché vi dà un grosso vantaggio soprattutto per raggiungere determinate zone, e invece loro hanno deciso di sbloccarla alla fine. Passiamo alla decima e ultima domanda, e cioè molti l'hanno giudicato se conviene in pratica soltanto parare e contrattaccare.
No, non è così, non è soltanto parare e contrattaccare, per il semplice fatto che non è che tutte le parate le riuscite naturalmente a sopportare, a parte che se ne subite troppe il Cal si destabilizza e quindi a quel punto siete fregati perché non riuscite neanche a contrattaccare. Ma la cosa fondamentale credo che sia mix tra parata e schivata, e se non riuscite neanche a parare, perché magari molte volte bisogna riuscire a capire qual è il momento giusto, o molte volte venite attaccati da 2, 3, 4, anche 5, 6 più nemici, capita anche spesso questa cosa, secondo me vi conviene più che altro schivare. Il bloccaggio, per esempio, io lo preferisco se riuscite a giocare contro uno, massimo due nemici, ma quando i nemici sono troppi, secondo me il bloccaggio diventa difficoltoso da utilizzare. Spero naturalmente che tutte queste informazioni siano state utili per farvi decidere se acquistare il gioco. Naturalmente qua sarà un invito, qua se non su, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo se non così. Bye!